Quando 11 anni fa sono finito sotto protezione per le minacce della camorra, fui portato in caserma, circondato dai carabinieri come oggi. E vedevo però gli arresti e vedendo che l'età iniziava a diminuire, cioè arrestavano sempre più giovani, iniziai a interessarmi alla cosa e mi resi conto che i boss erano sempre più piccoli. Boss, non affiliati. Tutte le organizzazioni hanno sempre avuto moschilli, piccole mosche come braccia armate, no? Invece, per la prima volta iniziavano a comandare ragazzini, 14, 15, killer di 12 anni. Per la prima volta nella storia del crimine occidentale, questo stava avvenendo. Quindi ci ho voluto scrivere un romanzo. E ho raccontato di questi ragazzini, piragna, abbiamo chiamati nel libro, no? Piccoli pesci predatori, ferocissimi, che con armi da guerra sparano ai palazzi, alle saracinesche, alle auto, alle persone per conquistare territori. Hanno l'obiettivo di fare soldi, tutti e subito, di poter scegliere tra una vita lunga e in miseria e una vita brevissima dove hai però potere, denaro. E soprattutto questo potere e questo denaro lo devi raccontare sui social. Stanno sempre su Facebook, stanno sempre a postare su Instagram, ma quella dimensione non ha nulla di virtuale. Se qualcuno mette un like e lo racconto nel romanzo a una loro fidanzata in bikini, vanno e lo pestano. Il racconto ambientato a Napoli non racconta semplicemente di una generazione napoletana. Questo sta accadendo a Rio, a New York, a Città del Messico, a Johannesburg, nelle periferie di queste grandi città. Si sta trasformando completamente l'organizzazione criminale andando in mano a ragazzi, giovanissimi. Nel mio libro racconto di come gestiscono piazze di spaccio, ragazzi di 14 anni. Piazze di spaccio di cocaina che portano a fatturare sino a 100.000, 200.000 dollari a weekend. Sono spesso geniali, ma di una genialità declinata nel crimine. Ho utilizzato moltissime intercettazioni telefoniche della polizia per fare i miei dialoghi. Ce n'è una che mi ha molto colpito. Un bambino va dal vecchio boss e lo invita ad andare via. Lo minaccia, andate via, ora comandiamo noi. Il boss lo guarda e dice: secondo te ho paura di un bambino? Lui risponde: per diventare bambino ci ho messo 10 anni. Per spararti in faccia ci metto un secondo. Prende la pistola e lo ammazza. Questi ragazzini sanno e vivono secondo un precetto: se muori a 90 anni, muori da centenario, ma se muori a 20 anni, muori leggendario.